Mister Alfonsi, non era facile venire a fare il risultato qui, visto che nessuno ha vinto al Bonolis e nemmeno pareggiato. Voi ci siete riusciti. La squadra ha dato dimostrazione di una prestazione di grande carattere. Sì, sono molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Ho fatto un primo tempo proprio molto molto bello. Poi secondo tempo è normale che è uscito fuori un po' il Teramo, con il carattere del Teramo. Abbiamo sofferto, dovevamo sfruttare meglio un po' di spazi che avevamo, però loro erano molto aggressivi, ci siamo abbassati un po' troppo. Però posso dire soltanto bravi ragazzi, perché stanno un momento difficile, sappiamo le pressioni che ci sono di Acetanò in questo momento. E siamo venuti qua con grossa personalità, con grossa capacità, abbiamo fatto una grandissima partita. Ci portiamo a casa questo punto, che speriamo che sia un punto che ci faccia morale sicuramente, faccia classifica, però ci dà una grossa mano per il futuro. Ci può essere del rammarico visto i due vantaggi, magari per gestirli meglio? Ah sì, dai, il Teramo ha avuto varie occasioni per pareggiare, è venuto proprio nell'episodio un po' dubbio che l'abbia fatto giocare lì con Diop, che per noi era fallo, però poi l'abbia fatto giocare, poi è stato la sfortuna ha dato gol. Pareggio penso sia giusto, perché da prenderlo in questo modo dà un po' fastidio, però complimenti al Teramo, che ha dimostrato di essere una grande squadra. Noi abbiamo sempre detto in settimana che è la squadra che gioca il calcio più bello, anche più di quello che stanno delle squadre che stanno primi, quindi siamo di qua con grossa paura di questo Teramo, però abbiamo dimostrato di potercela giocare, abbiamo giocato alla grande e poi portiamo a casa questo punto. Quanto vi serviva una prestazione del genere dopo il poker in Coppa? Sì, ma il poker in Coppa forse ci ha fatto anche bene quando alla fine, ma noi le prestazioni stiamo fornendo tutte le domeniche e giochiamo sempre così. Oggi finire a Teramo, fare due gol e riportare solo un punto è un grosso rammarico, perché come dicevi prima, tutte le squadre hanno sofferto qui, non hanno segnato e noi l'abbiamo fatto, dovevamo raccogliere qualcosina in più. Però faccio i complimenti ai ragazzi per lo spirito con cui sono arrivati questa settimana, che non era facile e con cui hanno approcciato questa partita, e li ringrazio ancora.